L'evoluzione della specie richiedeva un'importante modifica per alzare l'asticella verso il segmento premium. Così la Jeep Grand Cherokee, nata nel 92, continua l'evoluzione. Un grande fuoristrada lungo più di 5 metri che colpisce non solo per la robustezza, ma per aver introdotto elementi tecnologici che l'hanno reso più sicuro e confortevole senza perdere la sua originalità. La griglia ora è più bassa, i fari più sottili sono bixeno, ad alta intensità e hanno luci diurne a LED. Lo spoiler posteriore è più grande e il portellone è stato rimodellato per garantire una maggior visibilità. All'interno ci sono inserti cromati e impreziositi con legno in tinta e alcantara nella versione più accessoriata. Completamente rinnovata la console centrale e la leva del cambio automatico a 8 velocità che ha anche di serie le levette dietro il volante. Le performance della Grand Cherokee sono legate a 3 sistemi di trazione integrale, alle sospensioni pneumatiche e ai sistemi che gestiscono la trazione su diversi tipi di terreno. Auto, che si adatta automaticamente a qualsiasi situazione di guida sia su strada che in fuoristrada, Sand previene lo slittamento delle ruote sulla sabbia, Mud è per il fango, c'è poi la funzione specifica per la neve e terreno roccioso. Ci sono utilissimi sistemi di sicurezza come il dispositivo che, se ci si avvicina troppo all'auto che ci precede, mantiene automaticamente la distanza e quello che avverte se un'auto ci sta superando. È chiaro che con una vettura che pesa quasi 2 tonnellate servono motori imponenti. Il 3 litri da 250 cavalli turbo diesel con tecnologia multijet ha un ottimo spunto, è piacevole e silenzioso. Ma c'è anche il 3006 Pentastar, il V8 5007 dotato di fasatura variabile, l'EMI 6004 con tecnologia che consente la disattivazione di 4 degli 8 cilindri. Il mercato dei SUV cittadini regge l'urto della crisi e così anche la Peugeot propone la sua versione di un crossover polivalente e dalle dimensioni contenute. Si chiama 2008, ha gruppi ottici a LED, dettagli in acciaio inox, cerchi in lega, un originale intaglio sul portellone, retro illuminazioni blu elettriche, 5 porte ed interni modulabili omologati per 5 passeggeri, dove i volumi di carico passano da 422 a 1400 litri. Questa è l'Alsazia, roccaforte Peugeot, dove viene prodotta la 2008, che come architettura si posiziona tra la 3008 e la nuova 208, essendo però un po' più lunga, più capiente, più alta da terra per avere una mobilità su tutte le superfici, anche se la trazione è solo anteriore. L'entry level costa 15.100 euro ed è spinta dal nuovo motore a benzina a 3 cilindri, un 1282 cavalli, che ha un consumo medio di circa 4,3 litri per 100 km. È piccolo, ma ha brio a sufficienza per spingere i 1045 kg dell'auto. ABS, 6 airbag, ESP, assistente alla frenata d'emergenza e regolatore di velocità sono di serie. Mentre per avere il climatizzatore bizona e una multimedialità efficace con GPS e schermo touch da 7 pollici, bisogna scegliere la versione Access. Efficace la risposta del 1.6 benzina VTI da 120 cavalli, abbinato al cambio manuale a 5 rapporti, che nella nostra prova ha registrato un consumo medio di 7 litri per 100 km. Tra i diesel consigliamo il 1.6 HDI da 92 o 115 cavalli, con sistema start-stop integrato e cambio 6 marce robotizzato. Per tenere fede al look off-road c'è anche il grip control, una sorta di differenziale autobloccante che agisce sulle ruote anteriori in base al programma selezionato. Tecnologia disponibile solo sul top di gamma ad un prezzo di circa 21.000 euro, che su neve, fango o sabbia modifica la risposta del controllo di stabilità per offrire la massima trazione possibile. E sono tre, come le generazioni di Mitsubishi Outlander, che adesso cambia decisamente volto, lasciando tuttavia inalterata quell'immagine di solidità e robustezza riscontrata anche nelle precedenti versioni. Si abbassa leggermente nell'assetto, risultando più stabile su strada, ma anche più leggero, perde alla bilancia oltre 100 kg. Il CX è decisamente migliorato e a beneficiarne sono scatto e velocità. La parte anteriore è caratterizzata da una calandra sottile e gruppi ottici completamente ridisegnati. Grazie alla sua versatilità, Mitsubishi Outlander è una vettura ideale per il tempo libero. Peraltro il suo bagagliaio in configurazione standard, 5 posti, può contenere fino a 600 litri. L'abitacolo, sempre piuttosto essenziale nel look, propone inserti in alluminio sulla plancia. E di serie il volante in pelle ed il climatizzatore bizona.
Il pacchetto sicurezza garantisce 8 airbag, l'ESP affiancato dall'Adaptive Cruise Control, l'avviso di superamento involontario della carreggiata e il sistema che frena in automatico quando il veicolo ravvisa il rischio di collisione. Tra le motorizzazioni spiccano il 2000 benzina da 150 cavalli disponibile da poco anche in versione bifuel, ossia benzina e DPL. Poi c'è il 2002 turbo diesel, sempre da 150 cavalli, che è il motore scelto per la nostra prova in versione 4WD, abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti che propone anche le palette al volante. $420 è la cura dimagrante del nuovo Range Rover Sport. Il dimagrimento è dovuto principalmente all'adozione della scocca interamente in alluminio, per cui è stato costruito un nuovo reparto nello storico stabilimento inglese di Solihull. Non poteva che essere elegante e curatissima, nonostante la vocazione prettamente sportiva. Nelle linee esterne si notano richiami della più piccola Evoque. All'interno l'accoglienza è da SUV regale, pelle e legni pregiati, sedili a poltrona e grande spazio che aumenta anche per i passeggeri che siedono nella parte posteriore. Le sofisticate sospensioni sono a quadrilatero alto davanti e multilink dietro, con molle ad aria e altezza da terra regolabile con messa a punto specifica per dare alla vettura un carattere ancora più sportivo. Lo sterzo, ora con assistenza elettrica, è tarato per una maggiore prontezza di risposta, che aumenta ulteriormente se si attiva il Dynamic Mode del Terrain Response, caratteristica indiscussa della Land Rover, che le permette un'escursione delle sospensioni dai 55 agli 85 cm. Sull'ultima Range Rover Sport ci sono disponibili tre motorizzazioni, due 3000 da 249 e 292 cavalli e un 5000 da 510 cavalli. Solo una delle motorizzazioni dunque evita il superbollo. È una vettura lussuosissima che per la prima volta può avere sia 5 che 7 posti e tra le chicche, ovviamente è una macchina che ha tutto, tra le chicche c'è anche il frigo bar. Alla guida la vettura, nonostante la mole, risente dell'alleggerimento del peso e dunque è abbastanza agile. La risposta dello sterzo pronta è decisa. Il listino prezzi va da €67.000 per la versione 3000 ai €102.000 della 5000 V8 Supercharge. Dai tornanti stradali più impegnativi, con saliscendi e curve a gomito, al nuovo circuito alle porte di Bratislava, la musica non cambia. 250 km orari di velocità, 0-100 in 4,9 secondi, 750 Nm di coppia. Sono numeri da supercar impensabili per un SUV 7 posti che pesa 2500 kg, a meno che non si tratti di una Mercedes GL ma con il cuore Enghe. Eccolo il propulsore fedele alla filosofia Enghe, One Man One Engine, che alimenta il lussuoso SUV. È un V8 biturbo da 5,5 litri che eroga 557 cavalli. Un giro in più in pista è indispensabile per apprezzarne al meglio potenza e trasmissione della coppia motrice alle quattro ruote affidata al cambio 7 G-Tronic Speed Shift Plus Enghe, dotato di tre programmi di marcia e della funzione di doppietta automatica nel passaggio alla marcia inferiore. Con la trazione integrale permanente 4MATIC, la GL Enghe adotta un ripartitore di coppia indipendente che distribuisce la forza motrice per il 40% sull'avantreno e per il 60% sul retrotreno, garantendo così un'elevata dinamica di marcia, grazie anche ad un innovativo sistema di stabilizzazione del rollio. In pista o su strada, la Mercedes GL 63 Enghe è in listino a partire da €136.000.